La gente impazzisce perché vive circondata da un'infinità di pensieri e fa ogni sforzo per uscire da quella folla, solo per precipitare sempre di più in quella stessa folla. Alla fine è naturale avere un crollo. Il sistema nervoso non è in grado di sopportare una simile pressione o una tale tensione. Hanno aperto un vaso di Pandora. Tutto era racchiuso in esso, ma ne erano beatamente inconsapevoli. Ora hanno introdotto una consapevolezza meditativa. All'improvviso vedono una folla immensa, così fitta che, più cercano di uscirne, più sentono la propria impotenza contro le mura che li circondano. Se inizi a lottare contro di esse, non c'è soluzione alcuna. Prima o poi ti stancherai, cadrai affranto, piano piano ti ritroverai a perdere la tua salute mentale. Se invece usi un giusto metodo, anziché un crollo si aprirà uno squarcio. È il metodo giusto per trattare tutto ciò da cui ti senti circondato. È il semplice essere un testimone. Non lottare, non giudicare, non condannare. Rimani semplicemente silente e immobile. Un puro testimone di qualsiasi cosa sia presente. È praticamente un miracolo. Non mi sono mai imbattuto in alcun miracolo che non fosse il miracolo della meditazione. Il miracolo dell'essere un testimone. Se riesci a essere un testimone, rimarrai stupito nel vedere quel solido muro che si assottiglia. La folla si disperde. Piano piano vedi porte e spiragli attraverso cui puoi uscire. Ma non è necessario uscirne. Resta dove sei. Continua semplicemente a essere un testimone. Man mano che il tuo essere un testimone si rafforzerà, il muro che ti circonda diventerà più fragile. È il giorno in cui la tua testimonianza sarà perfetta. Scoprirai che non esisteva alcun muro. Nulla ti circonda. Tutto il cielo si apre davanti a te. Anziché lottare contro i pensieri, contro i condizionamenti sbagliati, diventa un puro e semplice testimone. Lottando non puoi vincere. Senza lottare la vittoria è tua. La vittoria è solo di chi riesce a essere testimone. Vivi restando semplicemente allerta. Ci sono pericoli ad ogni passo. Un uomo che decide di essere un meditatore deve essere estremamente cauto. Lao Tzu afferma che un uomo di meditazione cammina sempre come se stesse attraversando un torrente ghiacciato in inverno, con estrema cautela, molto allerta. Se non sei estremamente attento e incredibilmente allerta, la mente vecchia di milioni di anni e il suo meccanismo diventeranno qualcosa di estremamente difficile da trascendere. E questo malgrado la strategia sia semplice. A volte ciò che è semplice sembra essere la cosa più difficile, in particolare quando sei del tutto privo di pratica. Per te la meditazione è solo una parola. Non è ancora un sapore, non è diventata un nutrimento. Per te non è ancora un'esperienza. Per questo posso comprendere la tua difficoltà ad accettare che qualcosa di così semplice possa funzionare. Ma anche tu devi comprendere la mia difficoltà. Forse le vostre malattie sono molte, ma io ho solo una medicina. E per me è difficile continuare a vendere la stessa medicina per i pazienti più diversi, per le diverse malattie. Non mi interessa sapere quale sia la tua malattia perché ho solo una medicina. Discuterò con te, qualunque sia il tuo male, ma alla fine voi tutti dovrete accettare la stessa medicina. Non cambia mai. Per quanto ne so, in questi 35 anni non è mai cambiata. Ho visto milioni di persone, milioni di interrogativi diversi, e prima ancora di sentire le loro domande, sapevo la risposta. Non importava quale fosse la domanda. Ciò che conta è come riuscire a portare la loro domanda alla mia risposta. L'insegnante di matematica si rivolge al piccolo Ernestino e chiede: Ernestino, se tuo padre prende in prestito 300 dollari e promette di renderne 15 dollari la settimana, a quanto ammonterebbe il suo debito dopo 10 settimane? 300 dollari, replica senza indugio Ernestino. Temo, commenta l'insegnante, che tu non sappia fare bene i conti. Temo, replica Ernestino piccato, che lei non conosca mio padre. Se diciamo ad un uomo di restare sveglio mentre sdraiato, gli sarà difficile. Se gli diciamo di stare allerta mentre in piedi, gli sarà facile. Se gli diciamo di dormire mentre in piedi, gli sarà difficile. Se gli diciamo di dormire mentre sdraiato, gli sarà facile.
Pertanto esistono due posture, nelle quali chi medita potrebbe addormentarsi o assopirsi. Stare in piedi annullerà questo timore. Se sta in piedi, le possibilità di assopirti diminuiscono. L'altra parte dell'esperimento di meditazione che ti suggerisco è l'essere testimone, consapevole. All'inizio è difficile mantenere la consapevolezza quando si è sdraiati, poi diventa facile. È sempre facile restare consapevoli quando si è in piedi. Le fasi iniziali dell'ipnosi, quelle che inducono trance, vengono fortemente ostacolate se si è in piedi. Si devono tenere presenti due o tre cose. Quando sta in piedi, i movimenti del corpo sono liberi. Quando sei sdraiato, i tuoi movimenti non sono altrettanto sciolti. Se stai seduto, metà del corpo non sarà affatto in grado di partecipare attivamente. Supponi che le gambe vogliono danzare e che tu sia seduto. In tal caso le gambe non possono danzare. Non saprai nemmeno di che cosa hanno bisogno perché i piedi non hanno modo di esprimersi. Esistono segnali sottili che non si possono cogliere. Se stai in piedi, le gambe cominceranno a sollevarsi, per cui saprai che vogliono danzare. Ma se sei seduto, non possono trasmettere questo segnale. In realtà la tradizione in base alla quale si medita stando seduti venne concepita specificatamente per reprimere tutti i movimenti del corpo. Era necessario praticare a lungo posture prima di insegnare la meditazione, proprio per arrestare i movimenti del corpo. In questo modo l'energia si muoveva verso l'alto. D'altra parte, fin dall'inizio l'energia si può elevare interiormente, ma stando in piedi accadranno molte cose. Avrai voglia di danzare, cantare, saltare, correre. Ebbene, queste azioni emotive sono sempre associate alla follia. I matti piangono, urlano, danzano, saltano sconsideratamente. Pertanto, quando il meditatore che pratica la mia meditazione dinamica farà le stesse cose, sembrerà un matto. E solo per non apparire matti agli occhi della società, in passato sono state intensamente praticate pratiche e alte posizioni da seduti, al fine di conservare il pieno controllo del corpo. In questo modo chi meditava non appariva folle agli occhi del mondo. Ebbene, tali posizioni da seduti provocano rigidezza nelle gambe. Il tuo peso è maggiore vicino al suolo, mentre lontano da esso diminuisce. Il fondo schiena diventa pesante come un tempio o una piramide, largo in basso o stretto in alto. In tal modo le possibilità di movimento sono ridotte al minimo, praticamente vengono annullate. Il massimo movimento è possibile quando sei in piedi e non c'è nulla che ti tenga fermo. Se stai seduto a gambe incrociate, formi una base inamovibile. Una parte estesa del corpo è fermata dalla gravità che la trattiene. Inoltre, sistemi le mani in modo da ridurre ulteriormente la possibilità di movimento. Anche la schiena è tenuta dritta e immobile. E prima che ti sia permesso di entrare in meditazione, questo asana viene perfezionato con una lunga pratica. Con il mio approccio la situazione è esattamente l'opposta. Dal mio punto di vista non esiste alcuna differenza fondamentale tra noi e i pazzi. Noi siamo tutti pazzi che si reprimono. La nostra pazzia è semplicemente repressa. Puoi dire che noi siamo folli in modo normale o che siamo normalmente folli. Tra noi e i pazzi ci sono molte cose in comune. Chi si perde nella follia si troverà nei guai. D'altra parte la follia presente dentro tutti noi cerca i suoi sfoghi. Quando sei arrabbiato sei temporaneamente pazzo. In quei momenti fai cose che non ti saresti mai sognato di fare quando sei cosciente. Urli, insulti, lanci pietre, rompi mobili. Puoi perfino saltare da un tetto, puoi fare di tutto. Se queste cose le fa un pazzo possiamo capirlo, ma quando le fa una persona normale, diciamo semplicemente che era arrabbiata. Ebbene, si tratta della stessa persona normale. Se quelle cose non fossero già state presenti dentro di lei, non sarebbero esplose. Quel vulcano è dentro di noi. Gli stiamo montando la guardia, lo stiamo controllando. In base alla mia comprensione posso dire che prima di entrare in meditazione è necessario espellere tutte queste cose. Più sei libero da questa follia, più la tua mente sarà leggera. Questo nuovo metodo da me proposto, questa nuova tecnica compie lo stesso lavoro in pochi mesi. Comunque, la follia interiore va espulsa. Ma nel metodo antico la catarsi avveniva nel corpo eterico, anziché in quello fisico. Proprio questa è la diversità radicale. Infatti ridere, piangere, danzare e così via sono tutte cose presenti dentro di te ed è assolutamente necessario che vengano lasciate affiorare.
Se hai esercitato a lungo il corpo a restare assolutamente immobile per ore intere, quella catarsi avverrà attraverso il corpo eterico. Sarà invisibile per gli altri, ma non per te. In questo caso ti sei protetto dalla società. Nessuno saprà quando danzi o canti, perché farai tutto ciò dentro di te. Questi canti e queste danze avverranno come in un sogno. Danzerai, piangerai e riderai dentro di te. Ma il tuo corpo fisico non mostrerà ciò che sta avvenendo al tuo interno. Resterà seduto immobile, senza dare segni degli avvenimenti interiori. A mio avviso non vale la pena affrontare tanti problemi per una cosa così semplice. Non ha senso che un meditatore spenda anni di disciplina fisica prima che lo si possa introdurre alla meditazione. Esistono anche altre strade. Se un uomo diventa molto abile nel controllare il corpo e riesce a reprimerlo completamente, è possibile che nel corpo eterico non sorga alcuna vibrazione e che resti assolutamente inerte. In tali condizioni è possibile che dentro di te non accada alcunché. Riuscirai solo a stare seduto come una statua. Ebbene, in tali condizioni, allorché ogni cosa viene repressa all'interno, è altamente plausibile che l'individuo impazzisca. In passato è successo che alcuni meditatori siano impazziti, ma il metodo che consiglio io, anche se viene praticato da un pazzo, per un mese o due la condurrà fuori dalla sua pazzia. Non è possibile che una persona impazzisca praticando questo metodo, perché in esso non reprimiamo la nostra follia interiore, bensì la portiamo allo scoperto. Le antiche tecniche di meditazione hanno fatto impazzire molte persone, ma questa realtà è stata nascosta dietro parole bellissime. È estaticamente folle, è intossicato da Dio, è diventato un santo. Restava però il fatto che quella persona era completamente impazzita. Aveva represso alcune cose dentro di sé al punto che uscivano completamente dal suo controllo. Il mio metodo di meditazione dinamica opera a due livelli. Da un lato aiuta ad espellere tutta la spazzatura che porti dentro di te tramite una catarsi. Come prima cosa, devi diventare leggero, senza peso, così che al tuo interno non resti la minima traccia di follia. Quindi in questo metodo ciò che sembra follia è intrinsecamente un processo per liberarti dalla follia stessa. Io preferisco far uscire tutto ciò che ribolle dentro di te, e con esso anche il peso, la tensione, l'ansia che l'accompagnano. La cosa più interessante è questa. Quando la follia entra dentro di te, non ne hai il controllo, viceversa, sei il padrone della follia che esprimi consapevolmente. E nel momento in cui ne sei consapevole, la pazzia non potrà mai impossessarsi di te. Prendi una persona che danza, canta, ride e urla di una sua libera volontà. Sta facendo tutto ciò che farebbe un pazzo. Esiste solo questa differenza. Al matto le cose accadono da sole, mentre chi medita le fa accadere. Senza la piena cooperazione del meditatore, questa follia non può durare un solo istante. Egli può interromperla quando vuole. Ebbene, una persona così non potrà mai impazzire, perché ha vissuto la follia, l'ha vista. Le è diventata familiare. Per lei è diventata un fenomeno volontario. La follia ora è nel raggio del suo controllo. La nostra cultura ci ha educato in modo tale per cui la pazzia è al di là del nostro controllo. È diventata involontaria, pertanto, quando prende il sopravvento, non possiamo farci nulla. Io considero questo metodo molto prezioso per l'umanità futura, perché l'intera civiltà sta precipitando giorno dopo giorno verso la follia assoluta. In breve tutti avranno bisogno di questa tecnica per liberarsi di quella follia. Non sarà possibile altra soluzione. Se si espelle la pazzia con una catarsi, praticando ogni giorno un'ora di questa meditazione, la gente si abituerà progressivamente a questa tecnica. Saprà che una persona in catarsi sta meditando. Certo, se qualcuno facesse azioni simili in mezzo alla strada, verrebbe chiuso in prigione. Se esprimesse la sua rabbia con gli altri, tutti i suoi rapporti si rovinerebbero, abbrutendosi. D'altra parte, è bene comprendere che in un modo o nell'altro questa follia deve essere espressa, altrimenti le persone si troverebbero in serie difficoltà. Se viene repressa, quella follia troverà 100 modi per irrompere. A volte qualcuno si ubriaca per permettere alla follia di manifestarsi, altre volte la si esprime con danza frenetica e prive di qualsiasi armonia. Ma perché darsi tanti fastidi? I nuovi modi di ballare, dal twist in poi, non sono nati per caso. Interiormente il corpo desidera muoversi, ma noi non gli permettiamo alcun movimento. Ecco perché esso si inibisce e si reprime, creando una ragnatela inestricabile.
Meditazione significa espellere la propria follia, senza alcun effetto collaterale. In meditazione non facciamo altro che espellere ciò che sappiamo essere dentro di noi e di cui è vitale liberarsi. Se insieme alla comune educazione insegniamo questo metodo di catarsi ai bambini, si verificherà un crollo verticale del numero di casi di pazzia. La follia può essere eliminata per sempre. Viceversa, noi la stiamo incrementando giorno dopo giorno. Con il progredire della nostra civiltà, diventa un fenomeno sempre più diffuso. La nostra cultura ci insegna a reprimere. Il galateo non ci consente di piangere o ridere a voce alta. Non ci lascia danzare o urlare come vorremmo. La buona educazione ci impone pressioni da tutti i lati, con il risultato che reprimiamo ogni manifestazione vitale. Un giorno la pressione accumulata di tante emozioni negate esplode e la situazione va al di là del nostro controllo. Per questo la catarsi è il primo passo nel nostro metodo di meditazione. Per suo tramite rilasciamo tutte le nostre emozioni trattenute. Ed è per questo che consiglio di stare in piedi durante l'esperimento. In questo modo sarai consapevole del più sottile movimento interiore e potrai muoverti liberamente. Chi sperimenta questa tecnica dovrebbe farlo in una stanza chiusa e non solo dovrebbe stare in piedi, ma dovrebbe anche essere completamente nudo, in modo che nessun vestito possa intralciarlo. Dovrebbe avere libertà assoluta di movimento. Nella sua personalità e nel suo corpo non deve esserci il minimo ostacolo che gli impedisca i movimenti. In questo modo progredirà rapidamente. È ciò che avrebbe impiegato anni, se non vite, per accadere tramite l'Hatha Yoga e altre forme di yoga, avverrà in pochi giorni grazie a questo metodo. Le pratiche yoga di lunga durata non sono adatte al mondo moderno. Oggi la gente non ha a disposizione molte ore né tantomeno giorni interi. Abbiamo bisogno di metodi che offrano risultati rapidi. Se una persona si impegna per 7 giorni, alla fine di quel periodo deve iniziare a sentire che qualcosa è successo dentro di lei. Nell'arco di 7 giorni deve diventare una persona diversa. Se un esperimento dà risultati solo in 7 vite, nessuno lo tenterà mai. I metodi antichi rivendicano risultati dopo un simile numero di incarnazioni. Tutti dicevano: pratica in questa vita e il risultato arriverà nella prossima. Quelle erano persone molto pazienti e perseveranti. Praticavano la meditazione anche se il risultato veniva promesso nelle vite successive. Ma al giorno d'oggi non troverai una sola persona tanto paziente. Se il risultato non viene ottenuto in giornata, nessuno aspetterà fino a domani. E chi può fare affidamento sul domani? Ecco perché io affermo: pratica oggi e avverti subito i risultati. Se un uomo mi concede un'ora per questo esperimento, dovrebbe avvertirne i risultati dopo questa stessa ora. Solo così domani potrà dedicarmi un'altra ora del suo tempo, altrimenti non è sicuro che lo farà. In questa nostra epoca le esigenze sono cambiate. Nel mondo dei carri trainati dai buoi ogni cosa si spostava lentamente, per cui anche la meditazione procedeva a ritmi lentissimi. Oggi è l'era del jet. La meditazione non può permettersi di essere lenta. Deve acquistare velocità.